Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un vassoio di legno, questo. Lo voglio decorare con questa carta di riso di stamperia, con delle rose. Poi utilizzerò, direi, questo stencil con le note musicali, sempre di stamperia. Per colorare il vassoio e riprendere i vari colori userò un po' di colori, diciamo, stamperia che sono, vedete, più o meno in tinta con la mia carta di riso. Allora, anzitutto coloro il vassoio con, direi, un colore chiaro, che potrebbe essere questo sabbia d'oro che si abbina con la parte più chiara delle rose. Poi eventualmente farò delle sfumature più scure, però al centro del vassoio utilizzo il bianco, in modo che quando vado ad incollare la carta di riso rimanga più luminosa, perché se mettiamo un colore più scuro sotto tende poi a morire anche il colore della carta di riso. Allora faccio che fare la parte interna bianca e poi dopo andrò a riprenderla con il colore sabbia d'oro, che utilizzerò invece per fare i laterali. Thank you.
nostro vassoio è finito, questo è il risultato finale. Vedete le rose che riprese con il colore ombra di stamperia e con il pennello a scalpello per fare le ombre hanno preso un po' di tridimensionalità. Sui lati ho passato lo stencil con le note musicali per dare un po' di movimento. Anche il video di oggi è terminato, se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciate semplicemente un commento. E, come dico sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!